Beh, questo è un personaggio bellissimo, straordinario. Credo che fra i personaggi di Molière sia il più rotondo, il più completo. Anche gli altri sono straordinari. Penso un pochettino all'Arpagone del malato immaginario, delle scuole delle mogli. Comunque, questo io lo trovo bellissimo perché è l'emblema della tirchieria, anche se lui, diciamo, si rifà un pochettino alla Ulularia di Plauto, quindi ha preso moltissimo da questo il grandissimo Molière, però chiaramente lo ha portato in tempi moderni, quando dico moderni intendo i suoi tempi naturalmente, no? E ne ha fatto un personaggio straordinario, ma devo dire anche tutti gli altri personaggi che ruotano attorno ad Arpagone sono estremamente coloriti. Penso un po' a Frosina la cameriera, penso un po' al figlio Cleante, che è un altro che è dedito al gioco, per cui pieno di debiti, in perenne contrasto con il padre, tutto lo suolo dei camerieri, Merluzzo, Freccia, il cuoco, che ha il doppio incarico di cuoco e cocchiere, perché lui risparmia, e quando risparmia anche su questo, risparmia sui ruoli, quindi è tutto giocato su questa tirchieria madornale, questa tirchieria astronomica che rasenta, anzi non rasenta, è addirittura una sindrome, una malattia vera e propria, ma trattata da Molière in tono molto leggero, molto simpatico, molto accattivante, per cui è un personaggio che io amo tantissimo.